Macari 3, terza puntata. Marilu accusata di omicidio. Al centro della terza puntata c'è Marilu, ed il suo amore per Nino Ardente. I due in passato hanno avuto una relazione, che ormai è finita ma sono rimasti grandi amici e si vogliono molto bene. Marilu aiuta sempre Nino, che dopo il fallimento della sua attività è diventato un venditore ambulante di libri usati, ma un giorno lo trova assassinato nella sua auto. Per Marilu è uno shock e un grande dolore, e le cose peggiorano quando le forze dell'ordine effettuano i primi rilievi sul luogo del delitto e la indicano come la principale sospettata. Il vicequestore Randone sospetta di lei, mentre Saverio e Piccionello vogliono fare il possibile per dimostrare che Marilu è innocente. Saverio e Piccionello si rendono conto che il centro dell'indagine per scoprire la verità su quanto accaduto a Nino riguarda i conflitti familiari molto difficili che stava affrontando da tempo. Inoltre, anche la storia del fallimento della sua attività presenta molti punti oscuri ed è proprio da qui che bisogna ripartire per scagionare Marilu. Le cose tra Saverio e Suleima peggiorano a causa della presenza costante di Michela e Giulio, a cui nessuno dei due è indifferente. A far precipitare ulteriormente la situazione nella coppia, è l'arrivo dei genitori di Suleima che vanno a farle visita. Alfonso, il padre di Suleima, si mostra fin da subito molto aggressivo con Saverio e per niente convinto del fatto che lui sia la persona giusta. Questa diventa l'ennesima prova per la coppia che sembrava già essere in difficoltà per via dei propri problemi e della presenza dei nuovi arrivati. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate di vedere Marilu al centro di un'indagine e secondo voi come si risolveranno le cose? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.